Prima di cominciare col video, ormai OneFootball lo conoscete, no? È la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Ci sono un paio di cose che non sapete. Sta per cominciare un mondiale e magari tantissimi calciatori che vedrete in questo mondiale non li conoscete. Sapete che avete la possibilità di studiarli anche nel futuro, anche magari quando si metteranno in mostra in questo mondiale. Grazie a OneFootball, perché OneFootball vi dà la possibilità di vedere tantissimi campionati esteri, il campionato giapponese ad esempio, il campionato portoghese, oltre alla Serie B, la Serie C e tantissime altre leghe. E c'è anche un'altra novità, ancora più bella, che da oggi OneFootball sbarca su Smart TV. Avrete la possibilità di vedere gli highlights delle partite di Serie A, di Serie B e tantissime altre cose direttamente sulla TV di casa vostra. Attualmente OneFootball TV è disponibile per Fire Stick TV, Apple TV e tra pochissimo sarà disponibile anche su Android TV. Vi faccio vedere come scaricare l'app di OneFootball TV direttamente sulla vostra Smart TV. Innanzitutto cercatelo, cliccate, comparirà per magia l'applicazione, vi basterà scaricarla in due clic, ovviamente in maniera completamente gratuita, e poi attendere l'installazione. Una volta installata, vi basterà ovviamente aprirla. Guardate che spettacolo, ragazzi! Eccola l'app di OneFootball per Smart TV. E adesso vi basterà semplicemente andare su www.onefootball.com/tv e fare il login ovviamente con il vostro account. Inserire il codice che vedete in sovrimpressione e come per magia, ve lo faccio vedere in diretta, sarete nel giro di un attimo, eccolo qui, loggati con il vostro account di OneFootball e qui potete ammirare tutto quello che vi offre l'app di OneFootball per Smart TV. Le prossime partite in diretta, Serie C, Chinese Super League, Coppa Italia Serie C, c'è anche la Serie B, tantissimi altri campionati esteri, ma soprattutto anche gli highlights, ragazzi, dei migliori campionati esteri, highlights di Serie A, highlights di Serie B, di Serie C e tantissime altre cose. Che cosa state aspettando? L'app vi aspetta ed è gratis! È arrivato anche questo momento. Il momento che tutti voi stavate aspettando, il momento più atteso, perché lo facciamo per qualsiasi competizione, una prediction importante, una prediction che tra un mese o poco più, quando sarà terminato il mondiale, andremo a riprendere, andremo a reagire per vedere chi ci ha indovinato di più, ma qua veramente ci facciamo del male, Male serio. perché in questo contenuto, l'abbiamo fatto pure per gli europei se non mi sbaglio, non l'abbiamo fatta Sì, separata, no, me la abbiamo fatta insieme, nello stesso video. prediction dei marcatori, dei migliori marcatori del mondiale e degli assistman in un unico contenuto ed è un video interattivo perché vi invitiamo anche a voi a fare la vostra prediction dei 5 migliori marcatori, cannonieri di questo mondiale E dei e ai migliori. 3 migliori assistman. Ciao, ben ritrovati. Mi piace, supportate i nostri contenuti, vi ricordiamo che è gratis, iscrivetevi e attivate la campanella così ogni volta vi arriva la notifica sul cellulare in tempo reale, non vi perdete più niente, abbiamo un altro canale YouTube di calcio completamente parallelo a questo, mi Gli è sta di fare salito un il polpettone di quelli mondo. esagerated. Abbiamo anche un canale YouTube Extra Calcio, quindi non vi facciamo mancare, Mancale, nulla. Tutti mancale. i canali qua sotto in descrizione o durante il video compariranno qui. Prendo il cellulare e mi nascondo da te. Allora, io pure Sembra mi una canzone, mi nascondo. nascondo da te, devo Guarda, fare te il posso dire una cosa, però. fatto? Non ci ho avuto il coraggio di fare scelte troppo azzardate e sono andato proprio sui classiconi. Ma Devo essere sincero, guarda, proprio. mo, sco guarda, mo, scorreggigno 16 gol. Scagarelligno 787 gol. Tu ni. Allora, partiamo dagli assistman. Certo. Fate anche voi, l'ho già detto qui sotto nei commenti, la vostra prediction in un unico commento: i 3 migliori assistman con numero di assist e i 5 migliori bomber con numero di gol a fianco. Bene. Te lo dico adesso, quando andiamo a fare la reaction, se becchiamo la posizione è un punto. Sì. Se becchiamo l'esatto numero di gol, Assist. l'esatto o di assist, sono due Due, punti. giusto, ci Ok? sta tutto.
Partiamo dal gradino più basso del podio degli assistman. Io voglio sapere da te, quanti assist hai predetto al terzo posto in classifica? Qua sono andato proprio completamente a caso. 4. Ma ti ricordi nel mondiale del 2018 i migliori assistman quanti ce n'avevano? Ti giuro, su quello che vuoi, non sono andato a vederlo. Sono andato a caso. Tutti massimo a 2, che so pochi, eh. Forse sono. Io pure ho alzato pochi. Il tiro, ma io alla terza posizione ci ho messo 3 assist. Ok, no, io forse ho alzato un po' il tiro, però non si sa mai. E chi ci hai messo alla terza posizione in classifica con 4 assist? Bernardo Silva. Du Portugal. E io te sorprendo, perché con 3 assist. Chi ci hai messo? Ci ho messo un calciatore francese. Rabiot. No. Ah, giriamo. Chi ci hai messo? Io ci ho messo Dembélé. Addirittura. Non so se sarà titolare. Se sarà titolarissimo. Però è un calciatore che risulterà utile. È uno che fa tanti assist solitamente. Sì. Io ipotizzo che magari anche nelle rotazioni, siccome penso che la Francia possa arrivare in fondo, tornerà utile proprio per quello. Capisci? Magari da subentrato, una cosa da giocata. Il ragionamento ci sta in pieno. Mo se scoccia. Ieri, nel momento in cui registriamo, e non gioca più. Seconda posizione in classifica, secondo miglior assistman. Sempre con 4 assist. E io pure, sempre con 3. Bene. Chi è? Filip Kostic. Ma che è la Serbia? Con la Serbia. Kostic per Vlahovic, Vlahovic per Kostic. Kostic per Mitrovic. Ah, 3? 4. Io con 3 te dico solo, e me devi indovinare il calciatore. È un giocatore del Brasile. Un nome. Vinicius. Neymar. Ci avevo pensato tra Vinicius e Neymar, ho scelto Neymar. Okay. Neymar 3 assist. Io adesso voglio sapere da te il miglior assistman del mondiale del Qatar 2022. Numero di assist. Forse esagerato, 5. Nel 2018 2 massimo. Era una paia di inventi. Adesso pensando a questa cosa forse ho esagerato. Io ne ho messi 4 però. Che non so pochi. Pure tu hai alzato il tiro. No, secondo me nel 2018 però sono stati troppi pochi. Ave. Almeno 3. Qualcuno secondo me, tu hai esagerato, io non messi qua, vabbè, chi è? De Bruyne. Ho capito, hai messo pure De Bruyne. No. Come no? No. Chi ci hai messo? Per me De Bruyne ne fa forse 3, però non l'ho messo non in classifica. Non l'hai messo in classifica. Allora, il ragionamento che io ho fatto è questo. Potrebbe essere la sua ultima chiamata per un mondiale. Ha vinto un trofeo con la sua nazionale, ma il mondiale gli manca. E secondo me deve essere protagonista. Ma sì! Lio o Leo Messi. O Messi che dir si voglia. Con 4. Con 4. Va bene. Marcatori. Quinta posizione in classifica. Quanti gol? 5. Mamma, ha esagerato in una maniera di quelle assurde. Ma tu me sa te ricordi? 5. Ne hai messi tanti appagliati? Muoviti. Ti ricordi nel 2018? 5? Sono andato a memoria. Kane 6. 6. Miglior marcatore del mondiale. Sì, ma più o meno sì. Quello sono andato abbastanza a memoria. Tanti a 4, mi ricordo 6, io l'anno quell'anno di l'anno scorso. Vabbè, quindi 5? 5. Io ho 3 gol alla quinta posizione. Chi ci hai messo? Tu 3 gol alla quinta posizione? E certo. Harry Kane. Il capocannoniere del 2018 con un gol in meno alla quinta posizione. Alla quinta posizione. Io con 3 gol alla quinta. Alla quinta. Alla quinta. Alla quinta posizione ci ho messo un giocatore del Brasile. E se prima ti ho detto Neymar. Mo ci ha messo Vinicius. Vinicius. Ti dico la verità. Io ci hai pensato? No, avrei fatto al contrario. No. Avrei fatto al contrario. No, perché secondo me Neymar, a parte che ho messo 3 assist Neymar e 3 gol Vinicius, sì, ci possono stare. Ci possono stare. Quarta posizione in classifica, numero di gol. Sempre 5. Io 4. Chi ci hai messo? Neymar. Io ci ho messo Harry Kane. Tu ci hai messo col tuo stesso numero di gol? No, tu 4. Tu hai detto 5 all'ultima posizione in classifica.
Per me Kane comunque i suoi 4 colletti li fa. Sì. Forse anche 5 in realtà, però non ho voluto esagerare. Poi dipende pure da come te immagini l'Inghilterra, quanto possa andare avanti, sottante le variabili, le dinamiche e i fattori. Sì. Gradino, più basso del podio, numero dei gol. Sei arrivato già a 6 tu. 6 gol. Io 4. Okay. Come Kane. Chi ci hai messo al gradino più basso del podio? Kylian Mbappé. Con? 6. Ce l'ho messo pure io, ma con 4. Con 4. Ok, bene. Seconda posizione in classifica. Quanti gol? 7. Sempre 6. Sempre 6 e io 5. Ok. Prova a indovinare chi ci hai messo. Per me tu ci hai messo Ronaldo. Ho messo Cristiano Ronaldo. E ce l'hai messo pure tu. No? Io con 5. Ci ho messo Messi. Ci hai messo Messi. 5 gol alla seconda posizione in classifica per Messi. Ok. Ma io t'ho sgamato. 7. 7. Tu 6. T'ho sgamato pure io allora. Lo dico? Lo dico io e mi confermi? Vai. È al contrario. È al contrario. Tu hai messo Messi e io ho messo Ronaldo. Io con 6 e tu con 7. Io con 7 gol ho messo Lionel Messi, capocannoniere del mondiale. Io Ronaldo a 6. Con 6. È un qualcosa di clamoroso. Cioè, quindi noi Ronaldo l'abbiamo pronosticato con gli stessi gol, solo che tu al primo posto e al secondo. Io ho detto, primo Ronaldo a 6, secondo Messi a 5, terzo Mbappé a 4, quarto Kane a 4 e quinto Vinicius a 3. Io invece ci ho messo Lionel Messi primo con 7 gol, Cristiano Ronaldo secondo con 6, al terzo posto Mbappé con 6, Neymar al quarto posto con 5 e Kane al quinto posto con 5. Messi 4 assist, Neymar 3 assist, Dembélé 3 assist. Questa è la mia classifica assist man. De Bruyne primo assist man del mondiale a 5, Kostic secondo a 4, a pari merito sempre a 4 con Bernardo Silva. Queste sono le nostre classifiche con le assist, fate le vostre qua sotto nei commenti. Mamma. Tra una mesata e qualcosa riprendiamo e vediamo chi ci ha indovinato di più. Ma tu ti rendi conto che noi riprenderemo questi video proprio in prossimità del Natale? E esatto. Sarà finito il mondiale, starà per ricominciare il campionato. No, manca parecchio al campionato. Però ci avvicineremo sempre di più. Mi piace, commentate, condividete. Iscrivetevi a tutti i canali, social in descrizione e contenuti consigliati. Alla prossima, ragazzi, con un nuovo video. Ciao belli!